Trattasi di una
una maggiore entrata. E poi abbiamo i fondi sempre regionali per quanto attiene i libri scolastici. Queste sono le maggiori entrate e le abbiamo suddivise su, ovviamente, sulle spese. Se ci sono poi richieste rispetto alle variazioni tra le entrate e le spese da parte dell'opposizione, siamo qui a dare tutti i chiarimenti. Ovviamente, per quanto attiene alle entrate, voglio fare questa precisazione, che le maggiori entrate relative al ruolo ittico saranno tutte quante inserite nel capitolo di spese relativamente all'acquedotto, fognatura, regolazione, proprio solo ed esclusivamente sul capitolo ittico, tutto quello che attinente, perché non è possibile spostare su altri capitoli. Quindi abbiamo riportato sulla quello che è entrato in più per ruolo idrico, l'abbiamo riversato sulle spese sempre per i servizi idrici. Non ci sono altri tipi di variazioni significative. Se ci sono da parte dell'opposizione delle spese oppure delle rispettive, come le abbiamo ripartite, impegnate, siamo qui a dare tutte le spiegazioni. Grazie. Chi ha la verità un gruppo a 5? Grazie Presidente, abbiamo visto la variazione che non sembra essere molto significativa, al di là di alcuni chiarimenti diciamo un po' più dettagliati, perché se non mi sbaglio, gli 8.000 euro delle manifestazioni progetti vari, quelli che ha detto in precedenza, giusto? 8.170 sono tutte quelle manifestazioni che abbiamo detto in precedenza. Ha detto nel primo. Quelle del POP. Che dovrebbe sì. Entrare sotto forma di sponsorizzazione e di dettazione. Ok. E un'altra cosa che, che voglio sapere è sul capitolo degli oneri di urbanizzazione, che è passato da 500.000 a 5.495.000. Qui c'è una domanda, diciamo, di tipo di indirizzo politico, nel senso che vorrei sapere se ad oggi questo capitolo diciamo si sta centrando quella che era la previsione di inizio anno, che erano i famosi 500.000 euro meno i 5.495. Voglio sapere solo se si sta raggiungendo questo obiettivo, e per il resto non mi sembra che ci siano tante variazioni, diciamo, di tipo significativo, al di là del risparmio che si è avuto dagli LSU e dalle spese, per esempio anche quelle della cittadella, che già siamo a 7.000 euro, che non è ancora in funzione, poi ci sono anche quelle della raviera, però per il resto non vedo che ci sono, ci siamo visti anche con i consigli, non vedo che ci siano diciamo delle voci significative e particolari da sottolineare. L'unica cosa che mi preme di sapere è proprio se in merito al capitolo degli oneri di urbanizzazione si sta raggiungendo l'obiettivo dei 495.000. Grazie. Allora, per quanto riguarda i 5.000 euro, penso di aver detto prima chiaramente, no? Che sono trasferimenti dello Stato, quindi vanno nel titolo 4 e li abbiamo deputati dalla Bucalossi. Per quanto attiene all'importo complessivo della Bucalossi, non abbiamo per il momento raggiunto la somma che avevamo messo nel bilancio di previsione. Ovviamente non abbiamo impegnato quelle spese e quell'importo, e non teniamo proprio niente da rendicontare, nel senso che se erano state definite come entrate preventivate pari a 500.000 euro, dovevamo andare a impegnare nei capitoli di spesa
circa la metà, il 50% del titolo secondo e nell'altro 50% nel titolo delle spese correnti. Questa cosa non l'abbiamo fatta, non l'abbiamo utilizzato tutti, non abbiamo impegnato quelle somme e quindi adesso che andiamo al consuntivo, proprio perché abbiamo sempre sotto controllo quelle che sono le entrate e ci siamo rese conto che il capo dell'ufficio tecnico e urbanistico all'epoca, il dottore Cancellaro, probabilmente aveva fatto una previsione non attinente a quella che poi erano le effettive capacità. Noi siamo stati attenti e non abbiamo impegnato quelle somme. Problemi specifici non ne teniamo. Penso che bisogna stare tranquilli, teniamo sotto controllo. Okay. Se non ci sono altri interventi, andiamo a svolgere l'argomento numero 3. Favorevoli, maggioranza meno colpe. Contrari, 4. Astenuti, nessuno. Astenuti, colpe. Allora, quindi sono 11 favorevoli, 4 contrari e una astenuta. Va bene. Possiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Contrari 4 e astenuti 1 per stessa votazione. A relazione del sindaco Antonio Giuliano, passiamo all'argomento numero 4. Un attimo di attenzione, passiamo all'argomento numero 4, discussione di eventuali interpellanze ed interrogazioni. Nessuna entra in aula il consigliere. Si è dato la bella notizia, anche se alle 17.40 da ieri. Un attimo solo. Allora, beh, assessore Cianciulli. No, sentiamo gli auguri di Capodanno, certamente. Ci tenevamo a dire, per la verità era una cosa che volevamo dire col consuntivo. Di solito si chiudeva la cassa o pari, quest'anno chiudiamo senza anticipazione di cassa che abbiamo coperto già da tempo e con un risultato positivo. Il quantum non lo conosco, perciò il ragioniere diceva non lo diciamo ancora, perché volevamo avere proprio l'importo preciso. Tutto questo per dirvi il controllo assiduo da parte soprattutto del dottore Giannattasi e se permettete anche del mio lavoro e dell'intera squadra di questa amministrazione. Nonostante quello che si dice in giro, se non ci sono altri interventi, quindi chiudiamo il lavoro alle 17.45. Arrivederci. Ciao, Vito. Ciao.